Nel merito un po' delle questioni e cerchiamo di definire. Oggi, diciamo, vi racconterò, come vi ho raccontato prima, vi racconto un po' le cose anche adesso, no? Quindi non vedremo numeri, non vedremo cose di questo tipo, però alcuni concetti generali sì. E in particolare, scusate, torniamo già indietro, quali sono i problemi legati generalmente alla progettazione di una fognatura bianca, al di là anche dei calcoli, perché i calcoli sono fondamentali per quello che vi riguarda, però vengono dopo anche il ragionamento, cioè la computazione va fatta dopo che si è ragionato su quali calcoli bisogna fare. Qui è rappresentata una città in cui la sua varie, c'è cioè la pioggia, c'è l'evaporazione, c'è l'inquinamento in questo caso, e c'è tutta una serie di descritta tutta una serie di fenomeni. Le fognature in realtà hanno a che fare con tutti questi fenomeni. L'elemento che noi ne vedremo solo una parte di questa cosa, perché per esempio la parte di disinquinamento delle acque urbane viene fatta da una disciplina che si chiama ingegneria sanitaria, che voi non studiate, dovete sapere che c'è, voi non riuscite a chiudere il ciclo, noi ne facciamo solo una piccola parte. E dunque l'idrologia urbana, in questo caso guardiamo, abbiamo a che fare con quella scienza che studia il ciclo idrologico, ma in particolare nelle città. Un tempo si sarebbe detto, dove ci sono in generale insediamenti umani, un tempo si sarebbe detto che l'idrologia urbana si caratterizza per il fatto che tutti gli elementi naturali sono alterati dalla presenza umana. Adesso diventa più difficile dire che questo succede, perché anche nelle nostre montagne qui alpine tutti i sassi hanno un numero sotto se voi li girate, no? Perché la presenza umana è così grande, così intensa in tante parti del mondo, che l'uomo comunque influenza, è un fattore globale di influenza del clima e del tempo meteorologico. Quindi quella definizione in qualche senso non è più considerevole. Quindi noi ci occupiamo dell'idrologia che succede, che accade nelle città. Città che diventano sempre più importanti. E adesso, in questi diciamo che negli anni scorsi si è superato il numero di persone che vive in città rispetto, cioè vivono più persone al mondo in città che in campagna. Qualche anno fa si è superato il 50%. Quindi le città sono importanti, sono un elemento che vanno studiato. In particolare esistono anche ormai delle mega cities, delle città grandissime che occupano decine di milioni di abitanti, e che in cui l'elemento antropico è assolutamente predominante. E avendo a che fare con le città, i metodi di calcolo devono tener conto in particolare degli elementi antropici e quali sono le particolari modifiche che la presenza dell'uomo porta su calcoli che magari, vedendoli su un libro anche solo di 20 anni fa, erano fatti così del tutto genericamente, come se fossero dei fenomeni tutti controllati dalla natura. In particolare questa non è una mega city, questa è un paese in pianura padana, ma anche se non è una mega city, vedete subito che diciamo in qualche modo, per esempio qui è rappresentato attraverso il reticolo idrografico, che è quasi tutto artificiale, vedete quello naturale è segnato qui in rosso, no? È il fiume che si vede con i suoi meandri. Tutte queste reti sono una rete minore che ha a che fare con gli elementi particolari della progettazione di una fognatura che interagiscono, cioè la presenza dell'uomo anche in campagna in realtà è importante e modifica il terreno. Una delle azioni, abbiamo a che fare con reticoli, la slide precedente in qualche modo diceva questo, appunto noi dovremmo progettare una rete urbana. È importante anche il suolo. Il suolo urbano è un suolo disturbato,
ma disturbato a volte a dir poco, nel senso che un suolo normalmente è pensato come una successione di strati che sono formati attraverso un processo che dura anche migliaia di anni, che si chiama pedogenesi, e che spesso è una risorsa non rinnovabile, proprio perché, o meglio, a rinnovarsi ci mette migliaia di anni, se non decine di migliaia di anni, che rappresenta la parte in cui avviene tutta la vita vegetale, per esempio. Nelle suole, nei suoli, non nelle suole, nei suoli urbani, il suolo viene completamente asportato spesso e quindi la strutturazione naturale viene completamente variata. E noi in realtà di questa cosa qua non ci occuperemo tantissimo, anche se sarebbe uno degli elementi critici nella progettazione. In senso generale, quello che succede in un luogo dove prima non c'era un insediamento urbano e dopo c'era un insediamento urbano, cambiano le proporzioni dei vari elementi del ciclo idrologico. Allora, quali sono? Beh, le precipitazioni, acqua e neve. Quelle sono sempre uguali, no? Sono il 100%. Poi c'è l'evaporazione e la traspirazione. Evaporazione dai suoli e dalle superfici liquide, traspirazione delle piante. Anche dagli esseri umani, per dire la verità, ma quella conta poco, diciamo, nel computo generale. E quindi il fenomeno di trasformazione dell'acqua da liquida a gassosa. In un ambiente naturale, beh, qua dire 40% in realtà non corrisponde a verità, diciamo, è il 40%, potrebbe essere una città alle medie latitudini. Se noi andiamo in Sudan o in Etiopia, oppure se andiamo ad Helsinki, queste proporzioni variano perché variano le condizioni meteorologiche. Però prendiamola come indicazione. Runoff si traduce in italiano come deflusso superficiale ed è propriamente quello di cui si occupano le fognature. In un ambiente naturale l'acqua tende poi sempre ad infiltrarsi, cioè andare dentro nel terreno, e a non ruscellare superficialmente. Vedete che lì solo il 10% della precipitazione si trasforma in deflusso superficiale. L'altra dove va? Beh, evapora, 40%, quindi rimane il 60%. Il 50%, quello che non va in deflusso superficiale, va nelle falde, che poi uscirà anche l'acqua dalle falde e da qualche parte esce, non è che si accumula indefinitamente. Però non esce lì, diciamo. Invece, quando c'è una città, diminuisce l'evapotraspirazione generalmente, il runoff aumenta quanto? Si passa da 10% al 55%, vuol dire che produciamo un sacco di acqua sulle superfici, che poi è quella che ci bagna i piedi o contrasta l'attività economica o la vita normale. E mentre l'infiltrazione è conseguentemente ridotta. Qui vedete vari passaggi, no? In cui si passa appunto da una zona con gli alberi, poi si costruisce una casa, si aumenta un po' il runoff, si costruisce tre case, aumenta ancora di più il runoff, si costruisce la città, il runoff arriva alle versioni e alle quantità che avevamo descritto prima. Calcolare il runoff è propriamente il primo compito che noi abbiamo se vogliamo progettare una fognatura urbana, per evitare che succedano queste cose qua, cioè si provochino degli allagamenti. Qui l'allagamento è particolarmente modesto. Dice, ma mi diverto anche a passarci sopra con la macchina su questo, però non è così divertente quando poi in verità con quella macchina uno fa il gradasso, sbanda e va a sbattere e si fa male. Succedono tutti i giorni queste cose quando ci sono delle esondazioni. Ah, ci sono degli effetti anche ovviamente sul livello di falda. La falda è l'acqua satura che riempie tutti i pori del terreno
E diciamo, una falda può essere freatica se la sua superficie è a contatto direttamente con la pressione atmosferica, può artesiana se invece è confinata, o meglio confinata, se è confinata da strati praticamente impermeabili, come se fosse in tubi. Diciamo che è freatica, a quel punto la falda si abbassa, il livello di falda, del superiore della falda diventa più basso, per esempio per effetto delle città. E tutto questo ha tutta una serie di conseguenze di cui bisogna tenere conto. In realtà, su grande scala cambiano anche le precipitazioni. Cioè, le mega cities influenzano il tempo, perché appunto cambiando la quantità di evaporazione cambia la temperatura, tutto anche, per esempio, sulle città. Piove diversamente il fine settimana durante la settimana sulle grandi città, perché proprio le attività economiche cambiano nel corso dei giorni della settimana, e questo ha dei riflessi addirittura sulla quantità di precipitazioni che ci cadono. In senso storico, quella fibretta che vi ho visto prima è stata anche investigata, per esempio questa è una curva che ha in ordinate la portata di picco, la portata massima che si ottiene in una certa condizione. Quanto? Dice come, sotto riporta la frequenza con cui questa portata si ottiene. Beh, evidentemente tutto questo fa riferimento a un calcolo statistico che noi impareremo a fare. E vedete, prima dello sviluppo della città, cioè noi ci potevamo aspettare 1000 cubic feet, piedi cubici al secondo, perché è un diagramma in inglese, ce li potevamo aspettare più o meno con l'intervallo di 10 anni. Questo adesso le parole voi le prendete con un significato, come dire, così qualitativo, poi sapremo esattamente cosa vuol dire. Man mano che si evolve l'urbanizzazione, 1000 piedi cubici ce li aspettiamo una volta all'anno. Questo è l'effetto che prima vi ho mostrato solo con dei disegni semplici, ma qui è stato misurato in alcune città americane da Novotny, qualche anno fa. Volendo vedere meglio tutto l'insieme di interazioni e di situazioni che si creano quando si va a costruire, questo è l'effetto sono gli effetti sul ciclo idrologico. Al di là di quello che impareremo su queste cose, vale la pena di soffermarci, perché alcuni di voi saranno costruttori di città. Quasi biblico detto così. Costruttori di città o di infrastrutture, di cose, no? Allora, quando voi costruite una città, fate le cose che vi ho detto prima. Qui c'è la catena di conseguenze che si generano, delle quali però il progettista finora non è che sia stato tanto consapevole. Di questi anni però, man mano, diventa sempre più consapevole. Quando voi progettate un edificio, andate esattamente a toccare quelle cose. Questo sì che entra nel cuore del vostro essere buoni progettisti, dei buoni ingegneri civili. Qui vedete, no, c'è lo sviluppo urbano, che cosa fa? Succede, si ha meno acqua nelle acque sotterranee. Quindi, che effetto ha questo? Uno degli effetti, per esempio, è che c'è meno acqua nei torrenti, nelle acque superficiali, durante i momenti di bassa, quando non piove, quando c'è low flow, ci sono le magre, diciamo, c'è meno acqua, i fiumi tendono ad essere più secchi. E se c'è meno acqua, che cosa succede? Aumenta la concentrazione degli inquinanti, quindi avete una città più sporca o dei terreni più sporchi, meno salvoli, quindi anche. E perdete
diciamo, perde l'acqua perde di valore, se volete. Adesso si usa una parola che si chiama ecosystem services, servizi ecosistemici. Quando poi fate questa cosa, diminuite il valore ecosistemico del ciclo idrologico. E questo grafo è più complesso perché qui vedete che cosa succede? Incrementiamo anche, abbiamo detto, l'impermeabilità dei suoli con le modifiche che noi facciamo del suolo. Se aumenta l'impermeabilità dei suoli, che cosa succede? Succede che in realtà dobbiamo che il deflusso superficiale, c'è maggiore deflusso superficiale, questo viaggia più velocemente sulla superficie. Se viaggia più velocemente sulla superficie, cosa succede? Che durante le piene, non durante le magre come prima, c'è più acqua nei corsi d'acqua. Quindi abbiamo tipicamente dei corsi d'acqua che durante le piene sono più pieni e durante le magre sono meno pieni di quello che sarebbero senza che ci fosse la città. E quindi incrementa quello che vedevamo nel grafico di Novotny prima, quello che si chiama la frequenza delle esondazioni. E parliamo di nuovo uso benefici ecosistemici. E quindi la prima lezione che impariamo qui nell'inquadramento generale di questo problema è quello che noi dobbiamo osservare il sistema su quale andiamo a costruire, osservando il ciclo idrologico, e lo dobbiamo guardare nella sua globalità. La costruzione di ogni infrastruttura, anche che sia una casa, altera il ciclo idrologico. Tant'è che, per esempio, adesso in Italia si parla di invarianza idrologica. Le normative locali, spesso, alcune, quella di Bolzano e anche quella di Trento, dicono che adesso quando si costruisce un nuovo edificio deve lasciare, deve essere invariante, invisibile, vuol dire, rispetto all'idrologia, cioè l'acqua dovrebbe muoversi esattamente come si muoveva prima. O meglio, non si dovrebbe si dovrebbe avere una ricarica esattamente uguale a prima e si dovrebbero avere dei flussi superficiali esattamente come quelli che si avevano prima. E tutto questo naturalmente va pianificato, fa parte dell'opera dell'ingegnere. Il quadro generale, tutte queste complessità di fenomeni che hanno una ragione fisica, idrologica, in realtà è normato anche. In particolare c'è un grande grosso matrimonio greco, no? C'è una normativa europea principale che è la normativa acque, che è del 2000 e che raccoglie tutta una serie di altre normative che ha a che fare appunto con tutto questo tipologia di fenomeni che si vengono a sviluppare. Per esempio, vedete, ha a che fare con il trattamento delle acque che sono inquinate, le acque sotterranee, il groundwater, e naturalmente la formazione delle piene. Poi, in campo agricolo, c'è il problema dell'ilavamento dei nitrati, cioè delle sostanze nutritive che vengono fornite alle piante come per la concimazione. E comunque di tutti gli standard qualitativi che si vogliono fornire ai cittadini che vivono in una città. Qui poi ci sono altre due direttive che sono collegate, una è legata alla produzione di energia su una scala più grande della città e l'altra è la direttiva Inspire che riguarda i dati. Tutte queste cose, se riescono a conoscere, se sono disponibili dei dati ambientali e se questi dati naturalmente sono disponibili, non significa che uno ti dica ecco questi sono i dati, bisogna che siano nei formati opportuni perché questi siano leggibili, fruibili dai progettisti e dai ricercatori. Queste direttive sembrerebbe in qualche modo qualcuno dice, beh, ma sì, ma io la conosco la direttiva
Acque, l'attentiva acque ha avuto applicazioni sulle grandi aste fluviali. In questo primo giro non si è mai parlato di piccole scale urbane, ma in realtà la direttiva acque è comunque onnicomprensiva e state certi che le prossime applicazioni della direttiva acqua, che hanno ogni certo numero di anni una nuova giro diciamo di applicazioni, riguarderanno presto anche le scale più piccole, cioè le scale umane come questa che è rappresentata qui, in particolare di questo reticolo.